Bentornati a Io non so di tappo. Anche oggi andiamo a scoprire un territorio, una denominazione e una realtà tramite il loro vino per il quale è stato scelto un tappo sostenibile e innovativo e ci spiegheranno anche il perché. Via! Andiamo in Piemonte, per la precisione a Neive, lo splendido borgo situato nelle Langhe occidentali tra Barbaresco e Castiglione delle Lanze, a 10 km circa da Alba in direzione di Asti. Sul poggio si adagia la parte più antica del paese, rimasta salvaguardata nella sua impronta medievale e infatti è stata inserita nei borghi più belli d'Italia. Mentre a suoi piedi, attraversata dal torrente di Nella, si è sviluppata la parte recente, conosciuta come Neive Borgo Nuovo. Dalla sommità comunque di questa splendida collina si ha una vista emozionante sui vigneti delle Langhe, dai quali vengono prodotti quattro vini strategici del territorio, ossia Barbaresco, Moscato, Barbera e Dolcetto. Non sorprende quindi che risiedono proprio qui alcune delle migliori cantine di vino di tutto il Piemonte. Nel nostro caso parleremo della Barbera d'Alba, un vino ottenuto con l'omonima uva Barbera e spesso definito specchio dell'animo piemontese, un po' rude e testardo, ma al tempo stesso caparbio e forte. Nel tempo hanno saputo affinare la sua produzione e valorizzare le peculiarità che uniscono da un lato grande franchezza, freschezza e bevibilità, dall'altro complessità e struttura, dando così espressioni di sé anche molto differenti, ma sempre più eccellenti e, specialmente nel territorio di Alba, dà prova anche di grandi potenzialità di invecchiamento. Quest'uva è proprio originaria del Piemonte, in particolare proprio del Monferrato, Alba e Asti, e si è fatta ampiamente conoscere, apprezzare e anche coltivare in gran parte d'Italia e non solo. Il legame con il vino per la famiglia Francone inizia con Alberto, che lo commercializzava già dai primi del Novecento ed è stato poi portato avanti da Giovanni Battista, che, rilevando le terre della madre Teresa, dà inizio all'attività vera e propria di produzione vinicola a Neive nel 1940. Da allora la famiglia ha tramandato con attaccamento, cura e passione la conoscenza e le tecniche di produzione, tanto da creare all'interno stesso della cantina un museo che raccoglie le tracce proprio di questo percorso generazionale. Sono stati infatti anche tra i precursori dell'accoglienza in cantina, che hanno prospettato sin dal lontano 1964, quando hanno costruito l'attuale sede, già con l'idea di ospitare in visita i turisti in zona, attività pressoché inusuale a tale epoca, mentre oggi è diventata più strategica e indispensabile che mai. Attualmente a capo della cantina Francone ci sono Mauro con i figli Marco e Fabrizio, che si impegnano a tenere alta non solo la bandiera della famiglia, ma anche quella di questo prezioso territorio, che cercano di comprendere e restituire al meglio, grazie ad un assiduo e costante lavoro di selezione in vigna per isolare le migliori particelle e il miglior vitigno a loro adatto. Infatti, la loro gamma di etichette, proveniente da 20 ettari, prevede una ricca scelta, ma prodotta in piccolissime quantità. Il tutto con grande rispetto per l'ambiente, con una viticoltura che prevede un'ampia lavorazione a mano e la lotta integrata nel rinomato vigneto Gallina, che rappresenta uno dei territori più vocati di tutta la regione, oltre ad essere stato dal 2014 nominato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Rinnovato da poco anche nello stile dell'etichetta, che riprende proprio il carattere fresco, gioviale e elegante di questa Barbera d'Alba DOC l'Amorosa. Ci troviamo infatti davanti a un vino che ha scelto di puntare su bevibilità e frutto, con un affinamento quindi ovviamente esclusivamente in acciaio per circa 6 mesi. Al colore è rosso rubino intenso e sprigiona al naso note delicate di ciliegiona, lampone, fragole e fiori rossi. Al palato è lievemente tannico, fine e supportato dalla tipica acidità spiccata della Barbera. È uno dei loro vini più amati dai clienti e uno di quelli nei quali la cantina stessa ha sempre creduto maggiormente e, con l'annata 2019, ha ricevuto ben 93 punti dalla guida I migliori vini italiani di Luca Maroni.
Grande anche la sua versatilità in tavola, dove accompagna i pasti in maniera leggiadra e conviviale, sicuramente da consigliare con le torte salate, i risotti, i ravioli del Plin, la carne di vitello, il pollame e i formaggi di media stagionatura. La domanda perché è stato scelto per questo vino il tappo Noma Cork Select Green ci hanno spiegato che da un lato risponde alle loro esigenze di aumentare la sostenibilità dei prodotti dalla vigna alla bottiglia e dall'altro gli permette di avere qualità costante senza subire variabilità che purtroppo a volte il sughero può dare.